bentornati su Annessa Stare Pixels. Io sono Paolo, lui è Max. Oggi giochiamo ad Icy. Che secondo me è uno dei giochi più interessanti che sono usciti recentemente. Sono d'accordo. Non vedo l'ora di giocarmelo. O se vi ispira, e potete scrivermelo nei commenti alla fine del video, giocarlo in live con voi. Che secondo me è un bel gioco questo da giocare in live. Potrebbe essere un degno successore di Shadowrun. Ok. Ok, è una novità, è uscito da pochissimo. Il 27 di luglio. E è uscito da pochissimo. E costa 13 euro. Vediamo se li vale. 19. Secondo quello che abbiamo visto fino adesso, sì. Dimostriamoglielo. Glielo dimostriamo. Allora, che cos'è? Icy è un po' RPG. Loro lo definiscono survival RPG. È un po' RPG, un po' survival, un po' visual novel e un po' gestionale. Esatto. Ok. Mischia tanti generi in maniera molto strana. Direi che le due cose principali sono l'RPG e forse un top survival. Sì, il survival. Il survival. Allora, l'idea dietro, intanto tu dividi, andiamo a esplorare quelle casette lì, per andiamo esempio. A esplorare le casette. Che è un villaggetto. Ci fermiamo subito. Mentre viaggi con il tuo gruppo, senti improvvisamente del rumore alla distanza. Man mano che avvicini, sono esseri umani. Allora, fermati per un secondo e facciamogli una premessa. Sì. Abbiamo giocato il tutorial, dove fondamentalmente si conoscono i personaggi, si fa la premessa della trama, si mostrano le meccaniche, quindi considerate che questo è l'inizio del gioco, quindi non temete troppo gli spoiler, nel senso che siamo appena dopo il tutorial. In questo gioco c'è parecchio da leggere. Molto da leggere. Quindi quando partono queste sequenze, attenti perché, aspettatevi comunque che ci sia un muro di testo da seguire. Esatto. Che però è fatto bene, è interessante e ci presenta molto spesso delle scelte che sembrano essere rilevanti all'interno della trama. Assolutamente. Allora vediamo un po' cosa sentiamo. Un gruppo sta litigando vicino ad una vecchia casa. Gran parte di loro sono armati con armi corpo a corpo, ma nessuno sembra essere il leader. Nessuno che sembra essere il leader ha una pistola in mano. Andiamo cosa a parlare, in questo caso ci avviciniamo lentamente. Come vi vedono, l'uomo con la pistola in mano si avvicina e si rivolge in maniera amichevole. Buongiorno viaggiatori, non so che cosa vi porti qui, ma siccome non ci avete attaccato sembra che siate pacifici. Ho ragione. Nonostante il suo comportamento amichevole, l'uomo tiene la pistola in mano. Chiaro. E noi possiamo già rispondergli con tre scelte possibili. Sì. Cosa sta succedendo e perché siete così amichevoli? Sì, hai ragione. Cosa vi porta qui in mezzo al nulla? Non siamo banditi, se è questo che intendi. Quindi il nostro atteggiamento già può cambiare quanto siamo diffidenti nei confronti di questo tizio e quanto siamo invece amichevoli e quanto siamo invece, pratici. Va bene. Al controllo di Mass Effect, una cosa che io apprezzo moltissimo, sì. Posso dire al controllo di Mass Effect è una cosa che raramente mi capita di dire. Ok. Non c'è una ghiera morale, non c'è qualcosa che ti dica questa scelta ti dà più punti in una direzione, questa scelta ti dà più punti in un'altra. Ok, sono proprio scelte alla cieca come faresti nella vita, non c'è una vedetta che ti dice. Sì, no, infatti. Cioè. Va bene, direi di stare sul neutrale, non siamo banditi, pace. Buono a sapersi. Siamo persone per bene che seguono degli assassini, che seguono un assassino. Quella bestia ha ucciso tre di noi e ora si sta nascondendo dentro la casa. Ottimo. Potete darci una mano a occuparci, è armato e pericoloso e possiamo usare tutto l'aiuto che possiamo ottenere. Da dentro improvvisamente senti una voce molto profonda. Non sarà necessario, sto uscendo, vi lascerò finire il vostro lavoro. Un nero enorme esce dalla casa portando una bambina tra le braccia. Puoi chiaramente vedere il sangue che gocciola dal corpo della ragazzina e cade sul terreno. L'uomo armato e i suoi amici alzano le armi e si allontanano impauriti dal tizio. L'omone si avvicina e vede un'espressione di disperazione sulla sua faccia. Siete contenti ora? Avete preso la vita della mia bambina e ora potete prendere anche la mia. Porca vacca. Che come siete gloriosi e nobili. Taci, bastardo. Cos'è? Brutto stronzo. Hai ucciso tre dei miei uomini e te lo sei cercata.
l'uomo cade in ginocchio e posa il corpo della bambina delicatamente sulla neve. Puoi chiaramente vedere che è stato che le hanno sparato sul petto. Perché non racconti la storia intera? Digli come ci hai attaccato, digli come cosa volevi fare con noi, digli come volevi venderci come schiavi. Non dar retta alle sue parole, sta mentendo e deve pagare per le sue azioni. Demetra è silente, ma è chiaramente interessata alla scena. E qua inizia la prima scelta. Fallo, non vi fermeremo. Avete ragioni, gli assassini meritano pietà, quindi li ammazziamo tutti. Non vi lascerò ucciderlo. Io per adesso direi di non ucciderlo. È troppo... Ci sono situazioni troppo discordanti. Cosa vuol dire? Cosa significa tutto ciò? Attaccali, insultali. E qua. Porca vacca. È così netto. Sì, non te lo lasceremo uccidere, però non ucciderlo. O li attacco io. Tanto in tutte e due le parole insultalo per adesso. Però se lo insultiamo rischiamo di essere attaccati di sorpresa a noi. Quello è anche vero. Hai detto insultami, insultiamo. L'enorme uomo nero si alza in piedi e spacca e colpisce uno degli uomini armati con forza incredibile. Afferra la pistola dal terreno e comincia a sparare. Si rende utile. Ah sì, certo. E siamo nel primo pezzo di meccanica di fuori del dialogo, il combattimento. Il combattimento funziona che? Ci dice, siamo di fronte a un gruppo di persone minacciose ma poco equipaggiate male. Questa è come sta andando il combattimento. Sì. I nostri punti ferita, i punti ferita del gruppo, il nostro morale, i punti ferita dei nemici e il morale dei nemici. Esatto. Abbiamo 5 proiettili, 2 bombe a mano, 2 fumogeni, 2 molotov. Possiamo scegliere in questo momento se attaccarli corpo a corpo anche noi o arretrare. Mm-hmm. Probabilmente per metterci in posizione per sparare. Per sparare con. E direi di approfittare della sorpresa e attaccarli. Sì. Ok. I nemici beccano meno 27 punti ferita, meno 5 punti morale, il gruppo riceve meno 9 punti ferita e meno 2 punti morale. Ma vedete che le nostre barrette scendono lentamente. Prossimo. Vedete un nemico che sta scappando dal combattimento. Possiamo scegliere se sparargli e tirarlo giù con un colpo solo, tirargli con l'arco. Questa qua non possiamo farla perché evidentemente non abbiamo le caratteristiche alte abbastanza. O correre dietro. Arco, così risparmiamo proiettili. Esatto. Fit. Manchiamo clamorosamente. Qui andrà a chiamare i rinforzi. Ok. In seguito a questa azione non è successo niente. E siamo ancora in raggio di melee. Esatto. Non possiamo ancora arretrare. Quindi possiamo provare ad arretrare e vedere cosa succede. Arretriamo. Sì. Ovviamente arretrando veniamo feriti perché chiaro. Siamo preda dei loro colpiti. Due nemici si avvicinano a noi. In questo caso possiamo sparargli, possiamo difenderci corpo a corpo, possiamo tirarli con l'arco o possiamo cercare di evitarli. Direi di evitare di attaccare con l'arco. E manchiamo di nuovo. Ma siamo delle pippe clamorose, però avevamo dato dei punti giusti. Però. Perché una cosa che non vi abbiamo detto è che, come in tutti i giochi di ruolo, all'inizio del gioco vi fa creare il proprio personaggio scegliendo tra 3 modelli maschili e 3 modelli femminili e distribuendo dei punti su 3 caratteristiche e una decina di abilità. È una roba un po' complessa da fare, non vi fa dare il nome. Ho sprecato un proiettile. Sì, perché c'era uno che mi sparava da un punto di vantaggio. Allora, vabbè. Non c'è la possibilità di dare il nome, quindi il nome è... Ma perché non viene mai non viene detto? Non viene mai il detto. Nostro nome. Esatto. Gruppo di nemici sta sparando. Sono vicini e potremmo farli fuori tutti assieme con una granata, con una granata incendiaria. Poi useremo l'arco perché il loro morale è quasi alla fine, quindi io conterei di farli fuori per Ma non hai fatto una prova. Ma adesso con l'ultimo colpo i nemici scappano. E la battaglia è terminata. Ovviamente si scappano, io immagino che se scappano non potremmo lutarli, li avessimo uccisi e avremmo potuto raccogliere i loro cadaveri. Va bene, passi un momento per guardare attorno. I miei compagni e l'uomo nero si stanno occupando dei pazzi che non sono scappati quando avevano la possibilità. La battaglia è finita e l'uomo è fermo con le mani e i vestiti coperti di sangue. Sta guardando il corpo della sua bambina senza mettere un suono.
puoi non dire niente, è la tua figlia. Oppure sta a posto? Sta a posto? Tutto a posto? Direi, ovviamente. L'uomo alza gli occhi, la sua espressione non è più furiosa, nella sua faccia c'è solo tristezza e disperazione, e ci dice, e lo era. Hanno preso tutto da me alla fine. Perché? Cosa farai o perché? Schiavisti hanno trovato una piccola famiglia, hanno visto la possibilità di fare dei proiettili facili. Cosa farai? La seppellirò, poi starò qui aspettandola finché non muoio. Ovviamente noi possiamo dire vieni con noi, se quello che vuoi fallo, oppure perché non vieni con noi? Qui direi un bel perché non vieni con noi, un pochino più diretto, io sarei più delicato. Ah, sì, non avevo notato che quello... Beh, una frase più delicata. Quello che dici non è, non sbagliato. È sbagliato, ma non ho più uno scopo per vivere. Mamma mia. Allora. Sì. Non ti forzerò a venire con noi, ma siamo più che contenti di accoglierti. Non hai nulla da perdere tranne la tua vita. Forse è più saggio vedere quello che c'è di fronte a te prima di ucciderti. Non sprecare la tua vita, solo il fatto sa che cosa c'è davanti a te. Fai tu. Tutta tua. Dai, questa. L'uomo si avvicina e ti guarda negli occhi. E almeno un piede 30 cm più alto di te e le sue spalle sono enormi. Così sia, c'è saggezza in quelle che dici, ma lascia che il mio bambino mi abbia prima una sepoltura decente. Chiaro. Se ne va, porta il corpo della bambina con lui, dopo un po' di tempo ritorna e ti parla. Il mio nome è Mobalagi, straniero. Mobalagi. E farò del mio meglio per aiutare te e i tuoi compagni. Non ti conosco, ma tu hai cercato di fare la cosa giusta e questo è abbastanza per me. Farò tutto quello che è necessario per la sopravvivenza di questo gruppo, ma una sola richiesta. Per piacere, rispetta il mio lutto e non chiedermi di dirti cosa è successo, o meglio, non fare finta che non sia successo niente. Ok. Lo capisco, benvenuto. E abbiamo un membro in più. Esatto. Famiglia. A questo punto arriviamo alla seconda meccanica, che è lo scavenge. Sì, ma sono già le 5 di sera, occhio. Sono già le 5 di sera, quindi lo scavenge ci dice... Abbiamo trovato una piccola città, possiamo fare scavenge dell'aria, 2 ore velocemente con un rischio alto, 4 ore con un rischio basso e 6 ore con un rischio molto più basso. Okay, quindi più ci mettiamo, più... meno rischio, sì. Esatto, più ci costa il rischio. Io direi quick, perché essendo appunto già tardi... Le 5, sì. Rischiamo, va bene. Troviamo una piccola stazione di polizia, sembra completamente chiusa e abbandonata. Non siamo abbastanza agili per applicarci sul tetto. Possiamo cercare di aprire la serratura dell'edificio. Possiamo andarcene, possiamo cercare di far saltare una porta secondaria. Io direi proviamo questo. Questo è nero, ha delle cose nere, quindi deduco sia poco probabile. Ma ce la facciamo, che bello. Siamo entrati dentro l'edificio, abbiamo trovato un'ascia mezzanotte danneggiata e delle pelli, credo. Esatto, pelli, sì. Poi ci dice... Qua entriamo nella parte gestionale, peraltro, nel senso che le cose che vediamo hanno tutte delle caratteristiche. In più abbiamo trovato 8 medicine e 35 proiettili. Chiaro. Ci piace, okay. Questo. Poi altre cose che possiamo fare in tutto questo, a parte parlare con i nostri compagni per approfondire la conoscenza che abbiamo di loro, possiamo vedere la nostra scheda. Adesso ne abbiamo 3 punti esperienza, quindi possiamo in realtà andare ad aumentare per esempio la nostra capacità di fare qualcosa. Tipo con l'arco. Tipo l'arco, che costa giusto 3, così. Tac più efficace. Possiamo anche curarci usando una delle bende che abbiamo. Chiaro. E poi possiamo vedere il gruppo. Ok, quindi andare a vedere chi c'è, chi dobbiamo curare se vogliamo, che abilità hanno, corpo a corpo, sparare, arco, eccetera, eccetera. Sono tutti molto buoni. Sono una bestia corpo a corpo. Beh, l'abbiamo notato prima, con una gomitata ha sfondato il cranio di un... La bambina se la cava vagamente con l'arco, meglio di noi comunque. Tutti sono meglio di noi con tutto, sappilo, non siamo quelli più scarsi. Va bene. Poi possiamo vedere, da questo lato di qua, va bene. Dove sto andando? No, voglio andare via. Fermo, ho cliccato nella mappa. Ah sì, no, si ferma automaticamente, mi sa, perché siamo già alle 10 del giorno dopo. In basso a destra, come potete vedere, c'è il conteggio dei giorni. Sì, e fa la notte, assolutamente.
Questa è ovviamente la mappa, queste sono queste le opzioni che abbiamo. Più o meno il gioco è così diffuso. Io non so se ci si possa esplorare meglio questa città, ma direi di no. Cioè, città esplorate, città esplorate. Secondo me. Ora potremmo andare qua dove ci sarà chiaramente un evento, oppure possiamo andare a vedere la terza meccanica, che banalmente è questa, e andare a cacciare per esatto. cercare dell'altra roba. Possiamo farlo solo in fretta e ci becchiamo qualcuno che ci attacca. No, troviamo un cervo in distanza. Lo possiamo circondare prima di attaccarlo, possiamo lasciarlo, sparargli, usarlo. Usiamo l'arco. Tic, l'abbiamo ucciso. Oh, sentiamo un rumore. Un cervo sta caricando uno dei nostri compagni. Uia, spariamogli. Io direi sparare che più veloce di usare l'arco. Pam! Spariamo e il cervo è crepato al volo. E peraltro... abbiamo preso 6 di cibo e delle pelli. Grazie, esatto. Arrivederla. Allora, queste più o meno sono le meccaniche del gioco di Icy. Che da qui in poi parte e dobbiamo costruirci tutta la nostra storia. Esatto. Storia molto brevemente, gliela raccontiamo quella del tutorial. Non lo so, se volete sentire la storia del tutorial, secondo me non gli serve saperla okay. in questo momento. Okay. Vabbè, la versione della cosa che possiamo raccontargli brevemente, che tanto è inevitabile, cosa hanno rapito 2 dei nostri, dobbiamo oltre che sopravvivere anche recuperare i 2 che ci hanno rapito. Non vi spieghiamo perché, non vi spieghiamo per come. Per il momento la storia che sappiamo è questa. C'è da dire che ha un problema grosso per me. Ha un problema grosso, assolutamente. Ovvero, ci sono davvero un sacco di personaggi. Ci sono davvero un sacco di personaggi e il fatto che non dia un nome mentre si sta chiacchierando con loro, ma soltanto la loro immagine, quando si incomincia a interagire con 5, 6, 7 persone, è veramente complicato cercare di ricordarsi ma quello come si chiama. Assolutamente, intanto c'è Tizio ha detto questo, dici chi cazzo è quello? No, no. Allora devi stare lì con il taccuino. Altro... Via farci attenzione da subito a memorizzare i nomi delle persone. Esatto, certo. Altro problema che potrebbe essere insormontabile per alcuni è che è totalmente in inglese. Sì. Noi lo leggiamo abbastanza agilmente, ormai siamo abituati, per chi non conosce l'inglese o comunque non lo conosce molto bene... potrebbe essere un ostacolo non da poco. Sì. Non so se hanno in programma un'eventuale traduzione o cos'altro. Non lo so, ma credo di no, perché il volume di testo è veramente alto e enorme. Quindi richiederebbe veramente tanto sforzo. Tanto sforzo e comunque pagare una persona professionista per farlo, perché è davvero tosto. Per il resto il gioco è bello, è veramente tanto interessante. Anche io che non sono un amante dei muri di testo, è ben scritto, sì. Ho voluto fare il passo in più dopo il tutorial. Voglio vedere che cosa succede adesso. Ma io volevo iniziare. No, stai buono, dobbiamo entrare nella casetta. Per cui no, davvero acchiappa tantissimo, la scrittura è ottima. E basta. Sì, bisogna essere amanti di un gioco con un ritmo rilassato. Se vi piacciono i giochi frenetici d'azione, non è il gioco per voi, perché ecco. È esattamente la direzione opposta rispetto a quella che stanno prendendo i giochi gli RPG, che cercano di enfatizzare sempre di più la parte action per personaggi di Sandoia. Questo è un gioco, secondo me, molto valido, molto interessante. Le meccaniche sono interessanti e danno la possibilità al gioco di metterci veramente un sacco nei casini. Però bisogna avere la voglia di leggere del testo, capire cosa rispondere, esatto. Cioè, immedesimarsi in questo personaggio e entrare nella storia. Il gioco si sforza di farcelo fare. Infatti una cosa molto bella che mi è piaciuta è stata il fatto che non hai del tempo per dare delle risposte. Sì. Al contrario di The Walking Dead, dove vabbè, lì di solito è una situazione, sono sempre situazioni molto al limite, qua certo. Sono chiacchierate abbastanza rilassate. Ci puoi pensare. Ci si può pensare un attimo. Ma anche perché lavora molto di più sulle zone grigie delle cose. Non è Walking Dead, hai delle risposte che sono abbastanza la direzione che vuoi prendere, ma sono abbastanza chiare dove stai andando. Qua ci devi riflettere un momento per dare un'idea di che persona vuoi fare, cosa. Come dire, come vuoi affrontare il problema. Esatto. Va bene, direi che abbiamo detto tutto quello che abbiamo detto. Secondo me vale il suo prezzo. Assolutamente. Secondo me vale il suo prezzo perché... Non è tanto per un gioco di queste dimensioni, no. Di questo no. Volume di lavoro che ci hanno fatto dietro. Poi non è un accesso anticipato, è una novità, quindi è finito. Sì, assolutamente, non ci sono cose in più. Non c'è niente in più che
che bisogna aspettare per poterlo giocare. No, no, no. Perché il brutto in questo momento degli accessi anticipati certe volte è che il gioco magari è bello, il gioco è giocabile, però ci sono due però non arriva alla fine. Ma porca miseria. No, poi invece se lo potete giocare tutto quanto. Va bene. Direi che abbiamo detto tutto. Abbiamo quanto. Detto tutto quello che c'era da dire. Yes. Direi che è giunto il momento di salutarli. Gli episodi su dei giochi così complessi sono sempre un po' più lunghi. Chiaro. C'è niente da fare. Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo episodio che uscirà domani. Yeah. Da Paolo e Max è tutto. Ciao.